Benvenuti in questo nuovo video. Sto testando da circa 2 mesetti, 3 volte a settimana. Devo dire che la mia macchia sulla schiena ne sta andando. Questa ricetta l'ho anche provata sotto ascella. Devo dire che anche lì va a smacchiare la zona. Allora, cosa ci serve? Ci serve della farina di riso, che noi andremo a fare a casa, ma che voi potete anche trovare in vari store. Poi utilizziamo della farina, poi anche il latte, utilizziamo le proprietà del latte per sbiancare la nostra pelle, per amalgamare il tutto. Se volete potete utilizzare anche unire per dare una consistenza più oleosa, piuttosto che per dare un po' di profumo anche dell'olio di mandorle dolci o comunque un olio, diciamo, naturale, ovviamente non un olio raso, se è naturale va bene. E iniziamo subito con la ricetta. 2 cucchiai di farina di riso. Le cinesi utilizzano la farina di riso per mantenersi giovani e belle, per avere la pelle chiara e non farla invecchiare prima del tempo. Che è la farina normale, ne prendo 2 cucchiai. E poi vado a prendere 4 cucchiai di latte. E vado a fare una maschera omogenea. Se necessario posso aggiungere ancora del latte. Come potete vedere ho queste macchiette sulla schiena e ora vi spiego come sto andando a combatterle. Spero che si veda qualcosa. Praticamente cosa sto andando a fare? Ormai da un mesetto le vado a schiarire, erano veramente molto più scure di così. Adesso sono rimaste così, ma prima erano veramente tipo marroni verso il nero. E vado ad applicare per circa 10-20 minuti al giorno, acquare il tutto normalmente con dell'acqua. E lo faccio 3 volte alla settimana. Sto trovando dei grandi risultati, quindi va a vedersi sempre meno e devo dire che ogni volta che lo faccio è sempre più chiaro della volta prima, per cui mi dichiaro soddisfatta. Ed eccoci alla fine del video. Allora, spero che questo sbiancamento senza schifezze ti sia piaciuto ed è al 100% naturale, come avrai visto anche tu. Se il video ti è stato utile o ti è piaciuto, metti un like e condividilo con tutti i tuoi amici. E se mi segui per la prima volta, commentami un post a tuo piacimento con la dicitura "sono entrati in famiglia", così che io possa darti il benvenuto anche su quel social. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!